Ciao, sono sempre il mostro di giustizia. Se avete già visto altri miei video, soprattutto i primi, allora continuate. Ma se siete nuovi, vi consiglio vivamente di visionare prima il mio canale in modo che possiate capire più su di me. Sto passando le ultime settimane a cercare di ideare e di mettere in atto diversi piani da me ideati con lo scopo di far catturare un ladro di bici a Milano. All'inizio siamo partiti con le missioni contro la droga e i pusher, ma sfortunatamente non abbiamo avuto successo in quanto nessun criminale alla fine è stato arrestato. Quindi io e il mio team abbiamo pensato che forse sarebbe stato meglio crearsi dell'esperienza prima su dei criminali più piccoli degli spacciatori e abbiamo pensato ai ladri di biciclette, che per quanto possano sembrare dei criminali di bassa rilevanza, ti assicuro che c'è un mondo di illegalità dietro ad un semplice ladro di bici. Questo non con tutti, ma solo per quelli che lo fanno, ahimè, per professione. Ho postato 5 video riguardanti la stessa missione, ma ogni volta con un piano diverso, e io e la mia squadra crediamo che la prossima volta sia veramente la volta buona per far catturare un criminale e impedire, non possiamo sapere per quanto, che quel ladro rubi ancora. Ho fallito molte volte, ma non mi sono mai dato per vinto. E questo l'ho detto molte volte. E chi ha visto il mio secondo video, in cui vi ho presentato anche un mio aiutante, sa il perché. Alcune persone potrebbero pensare che tanto il ladro sarà subito libero, che dopo tornerà a rubare, eccetera. Ma io ho creato questo canale YouTube per far capire alla gente che questo mondo può ancora diventare un posto migliore. Mi servono solo più alleati. Ed è per questo che in ogni video ti propongo di unirvi alla mia squadra per fare del bene. Le persone potrebbero anche pensare che lo faccio per diventare famoso, ma a me non interessa niente diventare famoso. E tra parentesi, per ora c'ho solo 12 iscritti. Io voglio giustizia e voglio che la gente sappia che c'è ancora speranza. Uno spacciatore o un ladro in meno per me vuol dire lo stesso anche per tutte le altre persone di questo pianeta. Vogliamo solo cercare, nel nostro piccolo, di rendere questo mondo un posto migliore. E ricordo a tutti che in questo mondo ci vivo io come ci vivete voi. E poi, la questione che non mi faccio mai vedere in faccia è una questione di sicurezza, ma non per me, in quanto per i miei cari. Io vorrei tanto che la gente mi vedesse per quello che sono, ovvero Monster of Justice. Indossare una maschera non vuol dire nascondere qualcosa, anzi, vuol dire mostrare un'idea. E io rappresento non una persona, non rappresento me stesso, rappresento un'idea, l'idea di giustizia. So che siamo nel mondo reale, questo l'ho detto tante volte, e mi sembra di averlo dimostrato quando ho pubblicato questo video in cui parlo della Costituzione italiana e delle cose che i civili come me possono o non possono fare per combattere la criminalità in modo diverso. E in modo diverso intendo come lo faccio io. Ma ricordiamoci che anche gli altri metodi come il controllo del vicinato e le ronde sono essenziali per cercare di ridurre la criminalità in determinate zone. Non sono un supereroe, l'ho detto più volte anche questo. Sono solo un ragazzo che insieme ad altri si è stufato della criminalità e a seguito di un passato difficile ho deciso di ribellarmi all'ingiustizia e fare qualcosa perché la gente ne ha bisogno, anche se tante persone pensano di no. Ho fatto dei sacrifici per diventare quello che sono ora. Ma così dicendo non mi sto lamentando. Non mi credo neanche chissà chi. Voglio dire che qualunque cosa accada nella prossima missione, io sono il mostro di giustizia e nemmeno Dio può impedirlo ora. Chiedo solo perdono per non aver compiuto, come speravo, le missioni precedenti, ma questo è solo l'inizio, quindi ve lo prometto, arriverà giustizia. Thank you.
maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea. E le idee sono a prova di proiettile. E questo è tutto. Ma mi raccomando, prima di concludere, mettete mi piace al mio video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati della mia attività. Ci vogliono solo pochi click che potrebbero veramente farmi felice. Se volete unirvi alla mia squadra con lo scopo di rendere la vostra città, qualunque essa sia, un posto migliore, potete tranquillamente mandarmi un'email all'indirizzo che potete trovare in descrizione. Detto ciò, come al solito, The Master of Justice, al prossimo video. Sigla finale.